Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video di Calcio Pazzo. Io vi invito intanto a iscrivervi al mio canale ed attivare soprattutto la campanella, perché senza campanella non si canta la messa. Oggi parliamo di Pastore e Perotti. Che fine hanno fatto? Allora, sappiamo che Pastore chiaramente soffre di questi infortuni e ricadute. Io credo che lo sapevamo anche prima di portarlo a Roma, perché comunque la sua carriera in questi anni ci dice questo. Calciatore di notevole spessore tecnico, calciatore di un'intelligenza sopraffina. Calciatore che, se utilizzato nella maniera corretta, può veramente diventare un crack, perché è quel calciatore che ti vede l'uomo e riesce a servirlo nello spazio, è quel calciatore che riesce ad andare al tiro con precisione, sia di potenza sia a giro. È quel calciatore che fa la differenza, perché galleggia fra le linee, quindi gioca, diciamo, lui. Rende secondo me al massimo tra centrocampo e attacco senza specifici compiti tattici, ma libero un po' di spaziare, di farsi dare palla e di inventare calcio. Non è riuscito fino ad oggi ad esprimere il suo potenziale. Perché inizialmente, quando lui c'era, secondo me c'è stato anche uno sbaglio tattico di modulo, perché Di Francesco ha spesso insistito in questo 4-3-3. Avendo ormai adesso, però tardi, capito che non è il modulo adatto a questa squadra, e quindi lui non riusciva ad esprimere, anche se poi magari nelle due partite ha fatto il gol di tacco, però è più quello che è rimasto negli occhi che poi in realtà le prestazioni, che sono sempre state molto molto opache. Perché? Perché non è un calciatore da interdizione, quindi non ti può fare all'interno a farsi tutta la fascia. E perché comunque lì sta fuori dal vivo dell'azione, anche se poi gli interni nel calcio di Francesco hanno anche licenza di inserirsi, ma lui non è un mediano interno da inserimento, è uno che appunto riceve palla, è quasi un regista avanzato. Adesso lo potrebbe fare benissimo, adesso col 4-2-3-1, ma adesso che succede? Uno, c'è un discorso proprio di infermeria, dove lui chiaramente ha preso casa in infermeria e non può essere utilizzato. Adesso si è andato a far curare a destra, a sinistra, eccetera. Poi anche sto fatto che se vanno a far curare in giro nel mondo, io non l'ho mai capito, non l'ho mai condiviso, e Strootman stesso ne ha pagato le conseguenze. E secondo invece dato molto importante è che adesso c'è Lorenzo Pellegrini in quella posizione. Che, anche se io personalmente ritengo che una grande squadra che vuole lottare per la Champions e il campionato, Lorenzo Pellegrini sia un ottimo rincalzo, cioè il primo giocatore che entra a centrocampo quando si fa male uno dei tre fenomeni o quattro, a secondo di che modulo giochi, di quelli che occupano il campo, però va dato atto assolutamente. Io sono tipo che non è che resta come i somari dritto sulle proprie convinzioni, sono assolutamente convinto che Lorenzo Pellegrini è uno dei migliori in campo sempre in questa fase del campionato, sia a livello tecnico sia a livello tattico. Per cui Lorenzo Pellegrini non si può togliere in questo momento. Quindi già eventualmente Pastore tornasse fisicamente disponibile, sarebbe il rincalcio di Pellegrini. Ma io credo che Di Francesco gli abbia messo davanti anche Zaniolo, che è un ragazzo dalle enormi potenzialità, e che nel 4-2-3-1 Di Francesco ha catalogato come la riserva naturale di Pellegrini. Infatti, lo abbiamo visto, lui entra sempre al posto di Lorenzo Pellegrini. Per cui io vedo veramente difficile per Pastore, all'età che ha, con gli infortuni che si sta portando dietro, che non so gravissimi per carità, però sono lenti a livello morale, riacquisire quell'importanza e ridiventare un elemento fondamentale per questa Roma, la vedo molto dura. Diego Perotti, ragazzi, io non so che fine ha fatto, cioè sta ancora nella Roma. Il mio pensiero è che per Diego Perotti sia più un problema di natura contrattuale, di natura, cioè, nel senso, io te voglio cedere, te non sei voluto andare via, io te faccio fare panchina. Non lo so, io non sono giornalista, non do notizie, però è un pensiero che mi balena da inizio stagione. Lo vedremo a gennaio, perché chiaramente al momento le prestazioni di Perotti non sono valutabili. Forse se continuasse così anch'io lo cederei a gennaio, però ricordo sempre che Pastore e Perotti secondo me sono due calciatori che, se inseriti bene in organico e integri fisicamente, possono veramente diventare dei crack a seconda delle partite per questa Roma. Per
per cui eventualmente rimessi in piedi nel girone di ritorno potrebbero fatte fa quel salto di qualità. Scrivetemi sotto il vostro pensiero su questo argomento, ricordandovi che il canale Instagram sta crescendo in maniera smisurata, 100-150 iscritti ogni giorno, Calciopazzo 2015. E ricordandovi che la settima puntata è online di Calcio Pazzo con tutti i più grandi YouTuber che sono intervenuti. Voglio fare qualche nome? No, perché sono tanti. Un saluto è sempre Calcio Paccio!